Prima diciamo si stava più contento nel lavoro, adesso scappano tutti. Ma è la meccanizzazione? Ma io me la prendo già come un lavoratore, che lui con quella macchina più cammina e più la vogliono far camminare, più vogliono correre e più vogliono fare presto. Dice, ma dove volete arrivare? Faccio io, dove volete arrivare? Guadagnare tempo. Oggi, è una cosa proprio. La fretta domina ogni cosa. La vengono a scaricare tanta gente, ognuno va di fretta, non vuoi parlare per niente. Voi tutti, come me, siamo oggi inseriti in una realtà che è augmented life, no? Cioè una realtà aumentata, dove non si fanno più cose di qualità, ma si fanno una quantità di cose di più, stratificate contemporaneamente. La natura non dà possibilità di ripetere il raccolto fra un mese, ma devi aspettare un anno. E questa qua è una lezione importantissima che io ho imparato quando sono partito col pasticcio dei campi, perché volevo fare subito il nuovo esperimento. E i contadini mi hanno detto, sì, tra 12 mesi. Non c'è possibilità di guardare a maggiore concretezza che a guardare la natura, a guardare la possibilità della lezione che la natura ci dà, e che la natura è femmina, non c'è nulla da fare. La soluzione è donna, cioè nel senso che noi uomini abbiamo fatto abbastanza disastri. Io sono venuto qua ad ascoltare 5 donne che parlano dei fatti loro e di come in qualche maniera si può fare un nuovo raccolto. Chiedere a 5 donne qual è la soluzione e la ragione per cui vi invito a cena. Che si affronta un momento di difficoltà, si può scegliere se avere un approccio di lamentela, di esprimendo il disagio in maniera non costruttiva, o se si decide di affrontarlo provando a tirar fuori il meglio da quella situazione, quindi dando una funzione precisa al momento anche di difficoltà. In questo momento di difficoltà economica, globale, ma che poi viviamo ciascuna di noi sia nel lavoro ma anche nella nostra vita quotidiana, secondo me trarre il massimo vantaggio da questo momento storico, quindi vedendo cosa ci illumina, non cosa ci toglie. La mia riflessione in merito al raccolto partiva da un fatto mio familiare, che è proprio ereditario da mia nonna, chinare la testa e lavorare. Però io credo che le donne la sentono meno la crisi e sono perché sono abituate a rivoluzionare ogni giorno, non solo quando c'è la crisi. Io personalmente penso che invece qualsiasi, cioè da una parte tu hai ragione, è giusto sempre e comunque lavorare con costanza, crisi o non crisi, non è quella la differenza, cioè quella differenza. Però è anche vero che io riesco a osservare meglio alcune situazioni che mi stanno intorno con un'ottica che cambia nel momento storico, e posso imparare, posso capire di più. Io la crisi per me, da quando sono arrivata in Italia, è come se l'avessi vissuta sempre. A me non è cambiato tanto il fatto di essere, che ci fosse la crisi adesso, perché ho dovuto portare avanti una famiglia, 3 figli, in una situazione di avventura, anche di business, no? E quindi sempre pensando a stringere la cintura. Quindi quando ti sei abituata a un certo modo di stringere la cintura, poi comunque la crisi non è che mi cambi tantissimo la situazione. Noi probabilmente a questo tavolo siamo tutte abituate, diciamo, ad aver stretto in qualche modo la cintura in un momento della nostra vita, no? Sempre. In realtà in questo momento noi dobbiamo pensare alla generazione futura, no? E quindi noi, quando dicevi tu il concetto di imparare, di formare, in questo momento noi donne dobbiamo formare chi ce l'ha, i figli, perché i figli invece
non sono minimamente abituati a stringere la cintura e lo dovranno fare. Prima si andava sempre a comprare, invece si comprava meno facendo l'orto, non lo so. Qui c'è stato un cambiamento, come? Non era lavorare e basta, no, cambiare il cambiamento, l'orto. E in bene, non in male. Perché così la gente comincia a fare economia veramente. Tornare ai valori antichi. Di una volta. Di una volta. Infatti la mamma sempre ci dice questo. State attenti perché adeguarsi al buono si abitua subito e al male che si abitua ci vuole più tempo. Sì. Meno è meglio. Proprio come raccolto, no? Meno è meglio. E capire il fatto che meno non vuol dire piangerci sopra che sono meno soldi, ma apprezzare la qualità. Allora, da qui partiamo.